Questo programma è offerto da Palermo, ARS, approvata la norma. Catania, ambulanti senegalesi aggrediscono vigili. Monreale, super bolletta di 800.000 euro per il comune. Palermo, dona la gardena di Heinzm. Palermo, ARS. Approvata la norma, sì alle città metropolitane. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma che istituisce le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, grazie all'accordo raggiunto dal governo Crocetta e dalla maggioranza con il Movimento 5 Stelle e il Nuovo Centrodestra. Tra richieste, sospensioni e riprese, solo nella tarda serata di ieri si è arrivata all'approvazione dell'articolo 7 del decreto di legge che sostituisce le vecchie province con i liberi consorzi. La norma prevede che il territorio delle città metropolitane non debba circoscrivere il perimetro alle città di Palermo, Catania e Messina, ma che debba estenderle ai comuni vicini, tralasciando agli enti locali la decisione di rimanere all'interno delle aree o di seguire liberi consorsi. Prevede quindi che il territorio delle città metropolitane si identifichi con quello delle aree metropolitane individuate con il decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995 dei rispettivi comuni. La riforma ha adesso i contorni di una buona riforma. Dopo 68 anni abbiamo istituito i liberi consorsi e oggi siamo la prima regione italiana a istituire le città metropolitane, in linea con lo Statuto siciliano e la Costituzione, dichiara il capogruppo del PD all'ARS, Baldo Gucciardi. Il voto a favore del Movimento 5 Stelle e del Nuovo Centrodestra conferma che le riforme vanno condivise. L'impalcatura della norma, precisa però Crocetta, ha retto. Certamente questa legge è il frutto di una mediazione e io rivendico di essere un politico pronto a cambiare idea. Siragusa, il premier Renzi in visita in Sicilia. Mercoledì 5 marzo il neo presidente del Consiglio Matteo Renzi sarà in visita in una città siciliana. Dopo Treviso la seconda tappa italiana sarà Siracusa. Il sindaco Giancarlo Garrozzo ha già pubblicizzato la visita del premier sui social network principali, annunciandone il programma. Alle 9 Renzi incontrerà gli alunni della scuola Raiti, successivamente alle 10.30 incontrerà i sindaci della provincia a Palazzo Vermexio e concluderà con l'incontro degli imprenditori siracusani. Catania. Ambulanti senegalesi assalgono vigili urbani. 7 vigili urbani di Catania sono stati aggrediti e malmenati da una trentina di ambulanti senegalesi, tra cui 2 donne, intenzionati a riprendersi la merce contraffatta che era stata loro sequestrata nella zona del mercato di Piazza Carlo Alberto. Hanno riportato ferite lievi. Il sindaco Enzo Bianco li ha incontrati in municipio elogiandoli e ha fatto la telefonata al questore Salvatore Longo informandolo dell'accaduto e sottolineando la necessità di continuare a operare insieme per la legalità. Partinico, sorpreso uomo che passeggiava durante gli arresti domiciliari. Un palermitano di 43 anni, residente a Partinico, lo scorso fine mese è stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per questo motivo è stato condotto agli arresti domiciliari. I carabinieri lo hanno trovato nella giornata di ieri in giro per le vie di Partinico. I militari lo hanno tratto in arresto poiché aveva violato le prescrizioni della misura cautelare. Adesso l'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato al carcere Ucciardone. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy sexy danza.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria, furto di abiti. 10.000 euro il valore complessivo. Lunedì mattina, intorno alle 10.30, alcuni malviventi hanno forzato la finestra di un locale di via Aiello, usato da un negozio di abbigliamenti come deposito. Dopo essersi introdotti all'interno, hanno rubato giacche, abiti e accessori per un valore complessivo di oltre 10.000 euro. Erano gli arrivi della nuova stagione primavera-estate. Sul luogo sono intervenuti la polizia e la scientifica per cercare di trovare impronte utili lasciate dai ladri. Monreale. Super bolletta da 800.000 euro per il comune. Debito del comune nei confronti della Telecom di circa 800.000 euro. Questo a causa di bollette non pagate per gli anni 2012 e 2013. Il comune ha accettato un piano di rientro per saldare questa super bolletta. La Telecom ha accettato di fare uno sconto al comune di Monreale di circa 100.000 euro. Il comune pagherà un anticipo di 201.000 euro e attraverso rate mensili dovrebbe estinguere il debito il 27 febbraio 2015. Aspra. Dismissione della sbarra in piazza Crocicchia. Con l'ordinanza numero 19 del 28 febbraio 2014, il sindaco Vincenzo Lomeo ordina la dismissione della sbarra in piazza Crocicchia in località Aspra. Il presidente del consiglio circoscrizionale Atanasio Matera, manifestando la personale soddisfazione, così si esprime. La rimozione della sbarra è un primo risultato di un'azione politica che perdura da 2 anni, volta a creare delle condizioni ottimali per ripristinare tutta un'area che comunque dovrebbe essere bonificata e restituita a tutti i cittadini. Palermo. Dopo ricovero, il boss Rina torna in cella. È tornato nella sua cella, nel carcere milanese di Opera, il capomafia Totò Riina, ricoverato ieri pomeriggio dopo un malore. Il padrino si era sentito male e ha accusato vomito e dolori addominali. I sanitari del carcere avevano temuto un infarto. Il boss è cardiopatico. Da qui la decisione di portarlo in urgenza nel reparto detenuti dell'ospedale San Paolo. L'elettrocardiogramma ha escluso che si trattasse di un attacco di cuore. Per i medici, Riina ha avuto un'indigestione. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Altavilla Milicia. Rosa in Burgia sul podio ai campionati italiani cadetti di taekwondo. L'atleta altavillese della Gymnasium Club Taekwondo Rosa in Burgia, 3 volte campionessa regionale di combattimento e 1 volta campionessa regionale di forme, ha partecipato ai campionati italiani cadetti di classe A di taekwondo a Napoli, gareggiando nella categoria pesi massimi femminili 59 kg. Pur essendo alla sua prima esperienza, ha superato i primi incontri accedendo alla semifinale nazionale. Lì ha affrontato con coraggio la vice campionessa italiana e si è guadagnata la medaglia di bronzo. Importante traguardo quello raggiunto dalla giovane atleta altavillese che ha come prossimo impegno la Coppa Italia squadra nel mese di aprile. Palermo. Comincia l'avventura culinaria di Pizza e Food della Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo. Pizza e Food è il nome della nuova pizzeria battezzata dalla Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo. Alla cerimonia inaugurale erano presenti molti componenti della FIP e il delegato regionale
per la Sicilia Domenico Sileggi e il fiduciario provinciale per Palermo Lorenzo Aiello. Insieme a molta rosticceria hanno potuto deliziare i palati degli intervenuti all'evento ricco di emozioni, che erano percepibili nel volto del proprietario, Alessandro Miceli. Certamente non poteva mancare il freestyle acrobatico di Antonino Aiello, figlio di Lorenzo, che, impadronendosi per un attimo indimenticabile della scena, comandando le note musicali, lasciava ammaliati gli intervenuti, che ogni attimo diventavano sempre più numerosi. A Miceli è stato inoltre conferito, direttamente dalle mani di Domenico Sileggi e Lorenzo Aiello, l'attestato che certifica l'appartenenza della sua attività alla federazione, che giorno dopo giorno moltiplica i suoi iscritti. Aiello e Sileggi si sentono appagati del proprio operato che mira esclusivamente a diffondere l'importanza dell'arte bianca. Alessandro Miceli commenta: la gente può venire qui a gustare le squisite pizze lievitate naturalmente. Per Lorenzo Aiello la nuova apertura testimonia la compattezza che va oltre l'aspetto professionale dei soci FIP. Ora l'appuntamento è per lunedì 17 a Messina, dove ad attendere e incoraggiare la sua squadra ci sarà il presidente Giovanni Mento, sempre più orgoglioso del proprio staff. Bagheria, giornata delle arance della salute. Dal progetto Alimentazione e Salute, Stili di Vita, rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria Giuseppe Bagnera di Bagheria, si svolgeranno il 6 e il 7 marzo le giornate dell'arancia della salute. Drenanti, depurative e antinfiammatorie, le arance saziano, appiattiscono la pancia e ti aiutano a controllare la fame. La definizione arancia rossa di Sicilia è usata per individuare alcune varietà di arance a indicazione geografica protetta, coltivate nei comuni di Lentini, Carlentini e Francoforte e in altri centri delle province di Siracusa e Catania. Contengono molti minerali come calcio, fosforo, potassio, ferro solenio e soprattutto diverse vitamine, fra cui oltre alle vitamine C, la A, B1 e la B2. Tutti i bambini della scuola gusteranno una spremuta fresca di arance rosse e biologiche di Sicilia. Il tutto grazie al team di funzionari dell'assessorato regionale all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea. Palermo, l'8 e il 9 marzo, dona la Gardenia di Aism. L'8 e il 9 marzo, nelle piazze di Palermo e provincia, verranno distribuite 3.500 gardenie, in cambio di una donazione di 15 euro. Nel capoluogo siciliano, le postazioni saranno Piazza Unità d'Italia, Piazza Castelnuovo, Via Cavour, davanti la libreria Feltrinelli, Viale Strasburgo, davanti l'OVS, Via Maiocco, Piazza di Mondello, Tribunale e Consiglio Nazionale delle Ricerche. In provincia, invece, nei comuni di Bagheria, Giuliana, Bisacquino, Marineo, Altofonte, Piana degli Albanesi, Caccamo, Termini Imerese, Cefalù, Campo Felice di Roccella, Madonie, Castronovo di Sicilia, Aliminusa, Cerda, Casteldaccia, Vicari e Bolognetta. I fondi saranno impiegati in progetti di ricerca finalizzati a trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla. Oggi, infatti, già la ricerca scientifica con nuove terapie ha fatto notevoli progressi. Da poco sono partiti due servizi nell'ambito di maternità e sclerosi multipla. Per condividere dubbi e paure di gravidanza con sclerosi multipla, si può consultare il sito tuttoparladite@aism.it o il manuale Decidere la maternità. Fino al 16 marzo si possono donare 2 euro inviando un SMS al 45509. Il ricavato dell'SMS solidale verrà destinato a un progetto di ricerca scientifica mirato a trovare trattamenti per le forme progressive. Le forme più gravi, ancora prive di terapie, che colpiscono 25.000 persone in tutta Italia e 1 milione nel mondo. Questo programma è stato offerto da
forte abbraccio a tutti i simpatizzanti de ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 5 marzo 2014. La depressione si sposta nelle regioni centro-meridionali e il tempo migliora al nord, ma rimane ancora piovoso altrove, per cui vediamo il dettaglio grafico che cosa ci dice. Al nord tempo indeciso, miglioramento con cielo che ritorna a rasserenarsi al nord-ovest, ancora nubi invece al nord-est, ma saranno innocue se non in Romagna, dove avremo ancora delle ultime piogge. Al centro molte nubi interessano le regioni adriatiche, con piogge diffuse in lento spostamento verso le zone più meridionali. Piovasche alternate e schiarite le avremo in Sardegna e bel tempo sulle aree tirreniche. Al sud avremo delle piogge diffuse con temporali ancora sulla Calabria tirrenica e localmente sulle coste settentrionali della Sicilia, ma il cielo risulterà molto nuvoloso anche sul resto delle regioni, con precipitazioni diffuse anche se meno intense. La neve cadrà sui confini alpini sopra i 200-400 metri circa, sugli Appennini centro-orientali e meridionali sopra i 1000 metri circa, abbiamo visto. Diamo un'occhiata anche ai venti, che saranno generalmente settentrionali su gran parte dei nostri bacini, minima e lieve diminuzione comprese tra i 2 e i 9 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci sarà un aumento generale ovunque, con 13-15 gradi al nord, fino a 17 gradi al centro, vedete 10-13 gradi al sud. Bene, l'aggiornamento si conclude qui per il momento, vi ringraziamo per averci seguito, continuate a farlo anche su Facebook, Twitter e Google+, mi raccomando. Ciao!